Rocco Tolfa, direttore di Costume e Società. Costume e Società, gli argomenti, gli spaccati che si sono più trasformati. In fondo raccontarli è cronaca, ma è l'oggetto, il costume e la società che oggi hanno subito veramente una grande trasformazione. Soprattutto lo raccontava da quando lei ha cominciato a lavorare ad oggi. In che direzione è cambiato e come è cambiato il modo di raccontarle? Beh, oggi siamo molto più attenti a alcuni temi, tra virgolette, sociali. Siamo più attenti ai cambiamenti climatici, più attenti diciamo, ai ragazzi, ai giovani che cercano di trovare una strada, un lavoro, e quelli che ci riescono, che possono essere come esempio. Poi siamo naturalmente attenti alle storie degli attori, ai matrimoni, ai divorzi, e poi siamo attenti alla parità di genere. Oggi c'è più sensibilità verso alcuni temi sociali che forse in passato venivano un po' trascurati ed c'erano temi un po' più leggeri. Certo, il binomio è inscindibile, la cronaca cambia rispetto anche a quello che è la domanda, la richiesta del pubblico. Oggi il pubblico è più leggero, è più impegnato, è più attento. Come si è trasformato? Beh, oggi il pubblico è molto più attento perché poi hai una concorrenza incredibile che prima non c'era, che è quella dei social, quindi devi stare molto attento a quello che dici, essere preciso, non dire balle perché si viene scoperto dopo due secondi, però c'è più sensibilità verso alcune questioni, le citavo prima. Ai cambiamenti climatici c'è una sensibilità molto, molto forte, soprattutto da parte dei giovani. Poi certo noi raccontiamo anche tutte le bellezze dell'Italia, perché l'Italia è un paese straordinario, che dalle bellezze artistiche alle bellezze gastronomiche, perché noi abbiamo un patrimonio fantastico. E questo diciamo, crea attenzione verso il TG2 e la società, che è una delle rubriche più seguite, insomma. Un'ultimissima domanda, in realtà, ecco, la accennava anche lei: l'avvento dei social network ha trasformato molto il mondo della comunicazione, però la televisione in qualche modo è quella che forse ne ha meno risentito, nel senso che è stata meno messa a rischio. Beh, perché comunque la televisione ha un linguaggio immediato, la differenza è che poi adesso anche con le app, che c'è anche l'iPlay, dove uno in ogni momento può vedere qualunque cosa, perché oggi è l'immediatezza quello che fa la differenza. Quindi diciamo la TV si è salvata, tra virgolette, ma insomma comunque molto deve cambiare rispetto ai giornali, che sono un po' più statici e quindi fanno molto più fatica.